Grazie Jenny. Allora, due weekend. Aspetta, fermati, suona male così, suona male, fermati. Aspetta la modifica, bello. Stop. Bellami puerco odioso. Allora, grazie a Babbo. Perché non c'è. Allora, la scommessa è. Io vorrei farti fare una cosa. Un weekend. Due weekend. In Ok. stream. Aspetta, due weekend in stream. Aspetta la modifica, Un bello. weekend. Elisa, In una ti amo. stream. Un weekend lo passi in stream con Hank. Come se fosse un viaggio romantico. E l'altro con Ivan. Comunque, guarda, Omi, cioè tu mi vuoi far accoppiare con E con qualcuno? Io mi quelle sono lasciata da poco, tu droghe. subito che cerchi di farmi accoppiare? Pazzesco! Ma non sto E cercando. Grazie a Trot. Non sto cercando di fare questo. Io sto solo dicendo che un po' di drama sentimentale è sempre ben visto. Un po' di gossip anche a scopo intrattenitivo e puramente. Sempre ben visto dai ragazzi della community. ok, va bene, accetto, però devo perdere qualcosa, giusto? E no, è lì che io devo trovare lì la chiave per la scommessa. Abbiamo un po' di Ah, candidati, ecco, eh? l'ho trovata, l'ho trovata. Vai, vai, vai. Che ridere, guarda. Il problema è che poi lo faccio veramente, quindi proprio ci sarà da ridere. Sentiamo. Se non succede niente, aspetta, la scommessa. Se non succede niente, nel senso che succede. Se tu dici va bene, amici come prima, molto divertente, ma amici come prima. Chiudete gli occhi per chi perde e non se ne parla più. Vinci Basta con ste un mio convenzionali a host sfondo dopo una sessuale stream. con gli Io occhi vado in stream marini. quando tu vuoi, ti hosto. E però ti devi anche tingere di un colore. Se non succede niente. Ma cosa vuol dire no? Ma scusa un secondo. Cioè, quindi io la, No, cioè, la niente devo. nel senso non qualcosa di. Cioè, se tu dici ok, sono sentimentalmente interessata a conoscere. Sto diventando uomini e donne questa cosa. Se Sì, sono. infatti, Maria, buonasera Maria. Allora, se sei interessata a fare un'esterna senza videocamere, Il king delle perché sei droghe. sentimentalmente interessata dopo questo piccolo weekend, non succede niente. Se invece non sei interessata, perché per vari motivi, un piccolo colore con host del mio canale. Cavolo. Quindi, cioè, io praticamente, correggimi se sbaglio, io faccio questi due weekend, che magari possono essere anche due giornate, non proprio due weekend, giusto? Cioè, Sì, può essere però. tipo un venerdì con uno e il sabato con l'altro. Sì. Streamati magari, cioè, che non ho capito, tu streamerai cosa faremo noi, giusto? Ma O no? sì, però posso anche streamare cosa farete voi. Magari un piccolo weekend, un venerdì a Venezia, un venerdì a Firenze, un sabato a Firenze o sul lago di Como. Cazzo dici? Ma tu sei fuori di testa. Sì, ma paga Facci Hank tu. e Ecco, Ivan. infatti, facci tu. No, no, pago io, pago io. Ah, proprio così, cioè proprio. Quindi io faccio questa cosa qua. Se poi decido di non voler approfondire la conoscenza dal punto di vista amoroso, vinco. Cioè, quindi tu sei così sicuro che uno dei due mi conquisterà? Questo è il Ti impara a discorso. parlare No, sono più dislessico sicuro che del nervoso. contrario, per cui vinci, ma ti devi fare una colorazione al capello. Ok. Ok, e poi mi osti sul tuo canale. Ok. Io rimetto la panna Ma sul tuffo con andrà, tutte ti le darò tuppe queste in culo. informazioni. Ovviamente i sentimenti dei maschi a me non interessano, per cui. Darò queste informazioni. Fiori non mi si caga di striscio, né a Ma me lei, né allora agli posso dire, non è vero, siamo bugiardi perché tu. Allora, oggi l'ho chiamato, dovevo chiedergli delle cose e lui è la persona che sto sentendo di più in questi giorni, cioè più di mia E mamma, fai e te l'ho vedere le anche mani e fai detto. vedere le Quindi non mani vuol e dire che non ti fai cago di vedere le mani e striscio. fai vedere le mani e
nelle nostre conversazioni parliamo di cose belle della nostra vita o sì, dai, ci sono orientato... quante risate che ci facciamo insieme? Quante? Quante risate ci facciamo insieme, Hank? O è tutto orientato a al grande scopo perché hai bisogno di qualcosa? No, vabbè, ok, tu sei un genio informatico, quindi mi aiuti a sistemare alcune cose, questo non posso dire di no. Però è anche vero che le nostre... Cioè, quante volte ti ho chiamato anche a caso, quando ero in treno, che stavo tornando? Di la verità. Ammettilo, anche davanti a tutti. Ma io ho già capito che non c'è questione, cioè non è... lo so già, quindi puoi farmi pure scammare dal burattinaio per questo. Vabbè, ma poi ci sono anch'io, eh. Cioè, nessuno sta valutando i miei dei sentimenti. Ah, quindi sei... I tuoi sentimenti cosa sono? I tuoi sentimenti sono che vuoi far soldi. No, guarda, è passare una bella giornata con delle belle persone. Ma sì, macchinando poi tutto uno stratagemma per tirar su dei soldi. Ecco! Scusami se ti chiedo, però tu non hai messo, appunto, cioè non hai considerato l'ipotesi che uno dei due potesse rifiutare, come sta facendo Hank. Quindi vinco a tavolino io. Se uno dei due si rifiuta, o se addirittura anche Ivan si rifiuta... si rifiutasse, che succede? Mi devi trovare altri candidati. Oh. Sentiamo cosa ne pensa Ivan. Ah, Ivan! Ivan! Subito, pronto! Oh? Ma mi sa che non stava seguendo il discorso. Cosa? Grazie, Luke. Allora, Ivan, ho proposto una scommessa a Iori che è solo che positiva per lei. Immagino, le sue scommesse sono sempre vantaggiose soltanto per lei, però di solito. In verità questa l'ha fatta Omi, però è la scommessa. Ma no, dico, le scommesse sono vantaggiose per Omi di solito, effettivamente. Ma no, ma qui la parte lesa in tutti i sensi siamo io e te. Io, cioè, noi siamo come un... siamo pedine sacrificabili in guerra, soldati che già partono senza armi, nudi e senza una gamba. Ma... non lo... Voi so questo, io non parto mai sconfitto. Cioè, io amo Hank per tutto questo, ragazzi. Cioè, Hank secondo me è il numero uno. Qua lo devo dire. Cioè, Hank, te sei un mito. Senza nulla togliere a Ivan, eh. Cioè. Vabbè, ma non è una gara, Iori. Ci sono tante ragazze in giro. Non è una gara per me. Ivan, ho proposto a Iori una gara. No, dimmi se ti va anche a te. Ma no, guarda, ma io non... No, aspetta, risolto... Ma è bella, Ivan, è bella questa. Ci sarò anch'io, Ivan, eh. Non vi preoccupate, che qua sono la persona che credo che di tutti si fidano di più di me. Che se ci sono io, si sta tutti tranquilli. Beh, se c'è il fenomeno, ovviamente. Allora, la gara, la competizione è questa. Un weekend. Ok? Ok. Un weekend tutti e quattro insieme. Tutti e quattro, tutti e tre, grazie. Kendrick, Lamarco. Beh, vabbè, allora te lo spiego meglio. Fare un venerdì e un sabato. Ok? Mm-hmm. Lo sto spiegando male. Allora, grazissimo. Il venerdì tu farai... qualcuno lo può spiegare? Allora, lo spiego io, posso? Prendo vai, grazie di la parola. Praticamente, quello che ha organizzato Omi è una scommessa. Allora, se io vinco, mi devo tingere i capelli di un colore e Omi mi osterà nel suo canale. Se invece io dovessi perdere... Hai già imparato come funziona Twitch, comunque. No, gliel'ho proposto io. L'ha fatto tutto lui, eh. Se dovessi perdere, com'è? Cosa succede? Allora, se un giorno con Ivan e un giorno con Hank, ovviamente vi porterò in streaming sul mio canale, grazie Matte. Ma magari, come ho proposto prima, Hank e Ivan possono decidere le location. Magari un giorno sul lago di Como, un giorno a Venezia, sulla gondola. Grazie, Pastorello. Possiamo lasciare le regioni. Dopo il 2 giugno? Ma il mio tempo è il tuo tempo, io sono la tua puttana. Il tempo... la tua... Ivan, hai bisogno di fare il tuo computer? Mi devo inginocchiare e prendermi il cazzo in bocca fino alle palle? Ti fa piacere?
In senso, ma guarda, che da te fare, mi farei fare tutto da te, probabilmente. Questa è una, no, è oltre l'oggettificazione, cioè neanche un oggetto viene trattato così. Ma infatti, okay, sai cosa ti propongo? Ma come, Marco? Ma così mi stai offendendo? Cioè tu non vuoi passare un pomeriggio con me? Sai cosa ti propongo, Hank? Io e te andiamo... Io e te sfanculiamo tutti e andiamo a mangiare in qualche ristorante d'élite. Questo mi piace. Questo allora, io e te, Omi, che facciamo? Vabbè, ecco. Io e Omi andiamo in un ristorante, io mi tengo i capelli e facciamo la streaming insieme, vaffanculo. Fai 2 giorni di streaming con Iori. Se la conquisti, vinci tu. Se non la conquisti, vince lei. Ma io qua non sono io qua la persona che... Ah, lo so bene, ma sai perché sono la tua strategia? Perché la facciamo insieme, coglione. La strategia tua è faccio smembrare tutti quelli che ospito, ma non mi dovevi mettere in mezzo. Perché allora, altrimenti ti... ok, ricapitolando. Ma insomma, nessuno vuole stare con me. Cioè, mi state rifiutando tutti. Grazie. Grazie. Vabbè, ma sei tu che... Dicendo, no, io non voglio, non voglio. Sei tu che non vuoi stare con noi, capito? Ci sentiamo un po' rifiutati. Io non ho detto questo. Io non mi sono mai sentito rifiutato. Allora, fatti avanti. Ma io devo lavorare. Anche noi, non è che stiamo a pettinare le bambole. Colpire le patate per simpatia. Allora, aspetta, sentiamo un attimo il parere di una persona che ha un cervello sulle spalle. Ivan, questa sfida... Ma a parte che non abbiamo neanche... Hai capito il finale, Ivan? Cioè, facciamo un pomeriggio... Io faccio un pomeriggio con Hank. Faccio... Beh. Una giornata, insomma, con te e una poi con Hank. E poi se succede qualcosa dopo, se dovessimo mai incontrarci, perdo. Cioè, nel senso, se dovesse nascere un qualcosa... Un qualche sentimento fuori dalle telecamere, grazie, le bonus. Allora, fa una giornata con Hank o il sottoscritto, perché così... Lo teniamo buono, Hank. Fa una giornata con Hank col sottoscritto. E poi il giorno dopo fa una giornata con te. Ok? Una okay. Esterna, come se fossimo uomini e donne. Se lei poi, dopo queste 2 giornate, di riuscire un po' a conoscersi meglio, grazie Ronk. Se lei dice, ragazzi, lo sapete cosa? Provo qualcosa di sentimentale, quindi non più una semplice amicizia, un piccolo sentimento fuori dalle telecamere, lei non vince niente, vince che il suo cuore è... Ho trovato l'amore, vinco un po' un possibile amore. Vince, no? Vince l'amore. All'amore. Se non dovesse vincere l'amore e lei dice no, non mi interessa proseguire una... conoscenza al di fuori in maniera sentimentale e non come amici, lì si andrà a tingere tutti i capelli di bianco. Così, di bianco. Ma e poi con un piccolo host da parte mia. Se invece... Faccio la modifica, abbiamo... Ivan... Cos'era questa voce? Scusa. Ho avuto una crack voice, grazie per l'applauso. Cosa ne pensi? Io penso che sia una grande cazzata. Grazie per la modifica, bello. Omi, cioè, non lo so, mangiamoci un gelato insieme. Mi propongo io, allora. Oh, questo mi piace. Grazie per la modifica, bello. Grazie, Peduz. Sipario. Mi propongo io, in quel caso Iori dovrà conquistarmi. Ah, ok. Grazie per la modifica, bello. Io devo conquistare te, ok. Dai. Ma a questo punto bisogna rifare tutta la scommessa. Cioè, ok. Dobbiamo rivalutare il tutto, quindi io devo venire a Milano, ci devo provare a conquistare in un pomeriggio. Se riesco a conquistarti... perdo o vinco, non sì, si ma sa. Conquistare vuol dire un bacio a stampo in live, ma non perché... è vero, questo è per i tuoi mezzuccoli, anche i miei no, perché sennò come allora uno può dire mi ha conquistato, non mi ha conquistato, per scammare il risultato. Se c'è il bacio in live a stampo... Vabbè, ma il bacio a stampo ma cosa stai facendo, Hank, il pappone?
Vabbè, ma il bacio a stampo non dimostra nulla, voglio dire. Vabbè, infatti è il minimo, il minimo. Se e Iori si baciano a stampo in live, la conquista è avvenuta e c'è la vittoria, altrimenti c'è la sconfitta. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora, non è che... Oh. Vabbè, sì, è il minimo sindacale. Scusami, è come... Scusami anche. Quale cosa metti in palio? Scusami, uno. E poi cosa ti dice che anche il sottoscritto possa accettare le avance? Forse 3 mesi di quarantena, però cosa ti dice questa cosa? Cosa metti in palio? Niente, non mi sta... Anche devi rispondere tu, che c'è tu che hai fatto la scommessa. Io cosa metto in palio? No, è per Andrea la scommessa. Quindi... Non succede niente. No, siete tra di voi. Io vi tengo compagnia durante la live. Posso dare dei suggerimenti a uno all'altro, volentieri. Posso? Mi è venuta un'idea. Grazie, Giulio. Se non dovesse succedere niente, si parlerebbe di lavoro e potrei farti da managers. Tu vuoi farmi da manager se non succede niente, giusto? Lui voleva arrivare lì fino all'inizio. Manager per che cosa? Manager per che manager, cosa? Manager di Twitch. Manager, cavolo, sarebbe una bella cosa. Così. Con ovviamente il 50% dei guadagni, ma poi lì lo mettiamo nero su bianco. In un secondo momento. Grazie, Scortessi. Vabbè, però questo va a scapito, va... È una cosa... Ora ho messo io qualcosa in palio, però sono... Ci potrebbe essere qualcos'altro. Oltre il 50% dei guadagni. Ma dei miei guadagni, non dei tuoi, giustamente. Vuol dire che vedi del potenziale. Intanto ti faccio i miei... ringraziamenti, quindi vabbè, proviamo. Mi sembra una scammata da parte di Anchor, che la mia idea da prima era totalmente un'altra, però ha rigirato la frittata e ora Hank e Ivan aiuteranno in live venendo da cameraman. Ah, io del porno sempre il cameraman ho voluto fare. No, per fare un esempio. Ok, ma allora scusatemi, ma la vogliamo fare questa cosa o no? Cosa sta succedendo? Sì, va bene, dai, accetto. Io non mi tiro mai indietro e accetto. Stavo parlando del format, non questa la scommessa. No. Royale, sì, vediamo un po' c'è live. Perché se no abbiamo un altro... Ok, grazie Capuzziello. Ah, sei minorenne Capuzziello. Non credo che fossi tu veramente Capuzziello, però grazie per la donazione. Allora...